Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis News. Non ce l'ha fatta Marco Ferrari, il 22enne di Lizzano, che lo scorso 22 ottobre si era schiantato a bordo della sua Opel Corsa contro la parete in cemento della carreggiata della strada statale 106 all'altezza di Montegiordano, in provincia di Cosenza. Trasportato in codice rosso tramite elisoccorso presso l'ospedale Cosentino, Marco ha lottato per una settimana. Nella giornata di ieri il sindaco di Lizzano, Lucia Palombella, su richiesta dei familiari del ragazzo, aveva pubblicato un messaggio sui social dell'amministrazione comunale chiedendo alla cittadinanza di pregare per il ragazzo ormai in fin di vita. Ed è sempre stato il primo cittadino a dare l'annuncio del decesso nel pomeriggio di ieri. Verrà ora esaudito l'ultimo desiderio di Marco, donare i propri organi. E Alex Weiss, il quinto e ultimo cantante ospite della rassegna Musica Fluida, promossa dall'Orchestra della Magna Grecia insieme al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, col sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune e della Provincia di Taranto. Un format che punta gli adolescenti conducendoli alla scoperta delle meraviglie del Martà. Ma intanto sono contento di essere qua e sono contento di aver scoperto tante cose anche grazie a chi narra tutto. E in realtà mi affascina il fatto che tante cose siano state create molti anni fa e penso che tipo in questo momento ci sono tanti telefoni e penso che internet abbia un attimo smorzato della creatività e ora la facciamo magari in un altro modo, quindi in generale mi affascina tutto quello che ho visto ed è bello essere qui. Ma è stato un successo, è stata una meraviglia, è stata una bellissima sorpresa. Soprattutto abbiamo centrato l'obiettivo di portare al museo tantissimi giovanissimi entusiasti che fanno una visita e poi incontrano il loro idolo. E noi naturalmente ci immaginiamo che questi artisti incredibili che hanno dato e danno tanta emozione e energia possano trarre da queste visite, da questo incontro, a volte per la prima volta, ispirazione per il futuro. Primi passi verso la riqualificazione dei giardini Pio XII di Taranto, situati nell'omonima piazza di fronte alla chiesa Cuore Immacolato di Maria. Questa mattina infatti è stata inaugurata la nuova zona giochi, con tante installazioni nuove e colorate realizzate in materiali più adatti ai bambini e con attenzione particolare ai bambini disabili. Anche la pavimentazione della zona playground è stata completamente sostituita con un materiale apposito, adatto ad evitare che i piccoli possano farsi male a seguito di cadute accidentali. Con questo piccolo intervento di restyling dell'ufficio del patrimonio, che ringrazio, restituiamo a Piazza Pio XII, come vedete, un'area ludica ai più piccoli di questo quartiere per migliorare la qualità della vita dei residenti, delle famiglie, di tutti gli operatori della zona. Continueremo a intervenire su questa piazza dedicandoci anche all'altro capo del giardino, dove c'è un'area, come sapete, dedicata ai nostri amici a quattro zampe, e stiamo progettando anche di inserire sistemi di videosorveglianza. Il tutto per consentire a tutti in tranquillità di fruire dei beni pubblici. Chiaramente, come sempre, ricordo, serve la collaborazione dei cittadini, perché non è la prima volta che interveniamo sulle aree ludiche di questa piazza, molte volte sono state vandalizzate. Speriamo che questa volta tutti ne abbiamo più cura, ripeto, per i nostri piccoli che già stanno testando ogni equipaggiamento. L'attenzione oggi è su questa piazza, Piazza Pio XII, che inauguriamo e restituiamo per quanto riguarda l'area giochi, con giochi altamente sostenibili, quest'area alla città, ai cittadini di Taranto. È una piazza molto importante, ha un'area giochi veramente vasta e siamo felici ed orgogliosi di restituire tutto ai cittadini. Economia, pace, religioni, energia e musica sono questi gli argomenti che si intrecceranno a Taranto dal 3 al 5 novembre durante Intrecci, il primo meeting euro-mediterraneo dell'ecologia integrale. Organizzato da Oikos, Centro per l'ecologia integrale del Mediterraneo, l'evento è stato presentato questa mattina presso la Sala Monfredi della Cittadella delle Imprese. Intrecci è il primo meeting euro-mediterraneo dell'ecologia integrale, che sarà svolto qui a Taranto dal 3 al 5 novembre. E l'idea è quella di intrecciare luoghi, saperi, storie, persone, perché l'ecologia per promuovere l'ecologia integrale nel Mediterraneo. Parlare di economia
al tempo della complessità, a quello che viviamo con le guerre, con tutto quello che sta succedendo in questo tempo, ci serve sembra importante parlare di quale economia veramente sostenibile secondo l'ecologia integrale, come possono essere protagonisti le città del Mediterraneo, i giovani del Mediterraneo per parlare di economia e di sviluppo. Certo, peraltro insomma noi da molti anni con la Pontificia Università Antonianum e con i francescani minori lavoriamo proprio a tre concetti che sono la sostenibilità, l'ecologia integrale e la giusta transizione. Grande successo per l'iniziativa del Lions Club Terra Ionica Prevenzione in Rosa sul delicato tema del tumore al seno. In un gremito auditorium di San Giorgio Ionico hanno partecipato diversi professionisti e alcune importanti figure istituzionali. Ai nostri microfoni la presidentessa del Lions Terra Ionica Marisa Di Santo e il sindaco di San Giorgio Cosimo Fabiano. Sì, questo è un evento molto importante per noi perché ha la finalità di informare la collettività su questa tematica del tumore al seno. Abbiamo un panel di relatori che ci informeranno sia per la fase di prevenzione sia quella successiva di guarigione. Quindi abbiamo voluto, poi la particolarità di questo incontro è che abbiamo affiancato a dei contenuti tecnico-scientifici anche l'aspetto sportivo. Sì, assolutamente sì, voglio ringraziare pubblicamente il Club Lions Terra Ionica, nella persona del presidente Marisa Di Santo, per aver voluto organizzare qui a San Giorgio questo importantissimo evento. Il tema della prevenzione per le malattie oncologiche è un tema assolutamente fondamentale. Leggiamo che l'insorgenza di queste malattie è sempre in aumento e nonostante i grandi passi avanti della medicina, mi sembra comunque di capire da quello che dicono gli esperti che la prevenzione rimanga assolutamente fondamentale. Seconda vittoria esterna stagionale per il Taranto di Eziolino Capuano, che sbanca con il punteggio di 2-1 la nuova Arreda Arena grazie ad un gol in pieno recupero del subentrato Loris Zonta. Il tecnico rosso-blu non cambia, confermando 10 undicesimi della squadra uscita vittoriosa contro la Turris nel turno infrasettimanale di mercoledì ed inserendo il recuperato Pietro Cianci. In casa bianca-azzurra invece Villa affida le proprie chance di vittoria al tandem composto da Artistico e dall'ex Beppe Giovinco. La partenza è di marca imperiale. All'ottavo minuto Beppe Giovinco pennella per la testa di Artistico che sovrasta Antonini e mette di testa dentro il pallone che vale l'1-0. La reazione del Taranto è blanda ma riesce comunque a portare al pareggio. Siamo al minuto 33 quando Cianci riesce ad innescare la combinazione tra Bifulco e Canutè, con quest'ultimo che si presenta tutto solo dalle parti di forte ed infila l'1-1 con il quale si va al riposo. Nella ripresa le squadre si allungano favorendo lo spettacolo e le ripartenze, ma sino all'ultimo quarto di gara le due occasioni migliori le collezionano i padroni di casa, con Artistico che prima di destro e poi di testa impegna severamente l'estremo difensore rosso-blu. Si giunge così al minuto 95 quando De Santis pennella al centro per l'inserimento di Zonta che di testa fa 2-1 e manda in estasi i rosso-blu che adesso sognano in grande in attesa del recupero di mercoledì contro il Messina. Sconfitta in casa per il CUS Ionico Basket Taranto nel derby pugliese contro San Severo col punteggio di 67-83. Coach Cotignoli deve fare nuovamente a meno del play titolare Valentini, fermato nell'allenamento di venerdì da un nuovo infortunio. San Severo fa da subito la voce grossa, chiudendo sul più 10 un primo quarto, nel quale entrava ogni conclusione. Ma Taranto non molla e rientra in partita grazie ad un parziale di 12-2 ad inizio del secondo quarto, trascinato da Raganin, Ambrosin e Casanova, che realizza la tripla dell'unico vantaggio casalingo. Dopo l'intervallo lungo, i rossoblu restano in gioco fino a metà ultimo periodo, quando gli ospiti escono alla distanza con le realizzazioni di pura classe di Pazin, Guastamacchia e Pierotti. San Severo però porta a casa il derby grazie alla maggiore esperienza e qualità di roster, tirando con un pazzesco 14-26 dall'arco. A Taranto non basta un super Raganin e il solito Tunè, dominante nel pitturato. L'analisi della partita da parte di coach Mario Cotignoli. Sapevamo che San Severo è un'ottima squadra, la classifica e lo score che avevano in questo inizio di campionato ovviamente lo dimostra. Sono partiti davvero molto bene, su questo credo che noi abbiamo più di qualche responsabilità. Difensivamente siamo stati troppo molli all'inizio e
quando contro questo tipo di squadre che hanno questo talento e questo potenziale offensivo permetti ai loro tiratori di entrare in ritmo, poi la partita diventa estremamente complicata. Abbiamo provato ad aggiustare qualcosa difensivamente, loro sono stati oggettivamente molto bravi a trovare tante soluzioni per farci male, anche quando a un certo punto sembravamo essere tornati in partita, abbiamo credo anche messo il naso avanti a un certo punto. E lì si è marcati forse un po' di cattiveria, di un po' di attenzione nel cercare di fare magari una palla persa in meno, magari poi certi frangenti loro hanno fatto un po' più canestro di noi e questo ci ha ovviamente penalizzati. Il Cussionico Basket torna in campo giovedì 2 novembre alle ore 18 nel turno infrasettimanale in casa contro San Vendemiano. Il Calzano torna alla vittoria e lo fa battendo tra le mura amiche del Renzino Paradiso la Virtus Locorotondo dell'ex Pettinicchio. Risultato finale 2-0 con le reti, una per tempo, di Notari Stefano e Marsico. Uomo partita determinante Luca Miccoli, che abbiamo ascoltato alla fine del match. Migliore in campo di Calzano Locorotondo 2-0, Luca Miccoli. Hai parato un rigore, sei stato determinante in un paio di circostanze, hai dato fiducia alla squadra che ritorna alla vittoria dopo un po' di tempo. Grazie, meno male, perché di solito rigori non ne parlo. No, sto scherzando. Sono davvero contento perché sono rientrato da un infortunio e rientravo proprio oggi dopo 4 settimane. Grande Luca. Chiaramente grazie alla squadra sono riuscito a mantenere la porta inviolata. Avete giocato una buonissima gara con alti contenuti agonistici, non avete mollato un centimetro, avete buttato il sangue, direbbe qualcuno, una risposta anche alle critiche che avete ricevuto nell'ultimo mese. Le critiche sono giuste perché comunque abbiamo fatto fatica in questi ultimi weekend, comunque serviva una scossa da parte di tutto l'ambiente, anche perché comunque l'errore partiva proprio da noi e non... perché comunque durante la settimana ci allenavamo bene e dovevamo per forza dare un segnale oggi in casa. Il rigore è partito. Ti sei buttato un attimo prima del calcio del giocatore del Locorotondo, hai scelto la sinistra, come mai? Ho scelto la sinistra perché me l'ha fatto capire dalla sua posizione e mi ha guardato 3 volte il lato destro, allora ho pensato che l'ha presa. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo notiziario.